Pieno di debiti e disperato così tanto da organizzare una rapina ai danni della sorella, era l'estate del 2016. Ieri, a 3 anni e mezzo di distanza, il rapinatore, un cinese di 45 anni, è stato arrestato perché la sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole è diventata definitiva. Sono stati i carabinieri della stazione di Jolo a rintracciare il cinese che è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia per scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo organizzò il colpo nella casa della sorella a Carmignano. Si presentarono in quattro, armati di coltelli e bastoni, bendarono, imbavagliarono la vittima e fecero man bassa di gioielli e soldi per un valore di circa 2.000 euro. Pur sotto shock, la donna fornì diversi particolari ai carabinieri, a cominciare dal fatto che i malviventi erano da ricercare tra i suoi connazionali perché parlavano cinese. Certo, non poteva immaginare che dietro la rapina potesse esserci addirittura il fratello. Il nucleo investigativo si mise subito al lavoro, diverse le tracce e le impronte lasciate in casa e in particolare decisivi furono alcuni frammenti di nastro adesivo usato per immobilizzare la vittima. Frammenti inviati al RIS di Roma che riuscì a rilevare le impronte e ad abbinarle attraverso l'archivio della banca dati proprio al fratello della donna rapinata. Altri accertamenti inchiodarono l'uomo alle proprie responsabilità. Pensava forse di riuscire a pagare i suoi debiti con il bottino della rapina, un bottino decisamente magro per pareggiare i conti con i creditori.